Che è morto per me, per i miei peccati, è la persona che più mi ama in questo mondo. Allora desidero che prenda possesso del mio cuore e della mia vita. Dio, io grido a te, possiedi il mio cuore. A te la mia voce, oh Dio, a te che hai mandato dal tuo regno Gesù Cristo, il mio Salvatore. Gloria al tuo nome, oh Padre. A te la lode, la gloria e l'onore, amore mio. Non posso vivere senza di te. Dio, grido il tuo nome perché sei più potente e non fallisce mai. Grazie per tutto. Voglio lodare l'agnello di Dio che è stato immolato per l'uomo e quindi per ognuno di noi. Grazie. Grazie Gesù perché tu hai donato la tua vita per me. L'agnello di Dio è sceso su questa terra, ha camminato con noi per riscattarmi dal peccato con cuore di leone. Cristo ha lasciato il suo regno per me. Chi mai ha rinunciato a una così grande cosa per me? E nessuno mai dimostrerà un amore così grande. Pensare che non sono amata, ma che dono più grande e più prezioso che tu, Signore, hai dato per me il tuo unico figlio. Lode all'agnello perché è sceso in terra e ha posseduto i nostri cuori. Degno sei, Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Grazie perché mi hai amato e continui ad amarmi.
Quando ho visto che attorno a me c'era il nulla e c'era il deserto e ho gridato a te, e tu mi hai risposto e mi hai detto che mi hai amato in Cristo Gesù e mi ha dato una nuova speranza. Questo canto inizia con le parole: tu sei il mio Dio, la mia rocca, sei una rocca per me. E, cosa potrebbe dire un figliolo di Dio vicino a queste parole, se non quello di verificarlo tutti i giorni nella sua vita come esperienza fatta? Gloria a te, o Gesù, perché ti sei caricato dei miei peccati e delle mie miserie. Hai trionfato per me e io sono entrato nel tuo trionfo. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero. E stando a piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava coi capelli del suo capo e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Ecco, Signor Gesù, così voglio onorarti e lodarti perché hai preso la forma di agnello e sei andato a dare la tua vita al posto della mia vita. Grazie veramente. Le mie labbra ti lodano perché l'anima mia è saziata dalla tua presenza.